Oltre 40 ore di viaggio e quasi 4.000 km percorsi a bordo di due pulmini per portare in salvo tre donne con i rispettivi figli di 5, 11 e 15 anni. A portarli in Italia sono stati l'assessore Etienne Lucarelli e i consiglieri comunali Enrico Cipriani ed Edoardo Carboni che insieme ad altri amici hanno organizzato la trasferta fino al confine con la Romania. L'iniziativa è partita da un appello lanciato da una cittadina ucraina residente a Fano che aveva chiesto di aiutare le figlie, la cognata di una di loro e i ragazzi minorenni che erano ancora nei territori sotto attacco. A quel punto si era messa in moto la grande macchina della solidarietà tra associazioni, privati e la BCC di Fano che tramite la cooperativa Tre Ponti ha messo a disposizione due furgoni da 9 posti sui quali si sono alternati 6 autisti. Partiti martedì 15 marzo, dopo 23 ore non stop, sono arrivati a Siret, a 2 chilometri circa dal confine ucraino. Hanno attraversato la Slovenia, l'Ungheria e la Romania, compresa la catena montuosa dei Carpazi, dove hanno trovato difficoltà a causa della neve. Dopo aver lasciato in un hangar gestito da una onlus che si occupava di raccogliere chiaramente indumenti, cibo e attrezzature varie a sostegno della popolazione ucraina, siamo riusciti dopo diverse ore a recuperare anche queste mamme con i loro figli e siamo riusciti sostanzialmente a recuperare un primo gruppo che era composto da 5 mamme e da 6 figli minori. E anche un altro nucleo familiare composto da una mamma con una minore e un'altra mamma lo stesso con 2 figli. A questo punto eravamo in 17, siamo riusciti sostanzialmente ad arrivare a Fano e devo dire la verità che aver visto insomma, la soddisfazione e anche l'emozione tra i vari familiari che si sono incontrati abbracciandosi poi alle 3-4 del mattino quando siamo arrivati a Fano, insomma ci ha come dire, compensato di tutta la fatica svolta durante quelle ore, perché sinceramente siamo partiti sì organizzati, ma ovviamente fino a quella linea di confine non abbiamo trovato italiani o comunque altre staffette che si stavano muovendo, perché le principali si sono mosse verso la Slovacchia e verso la Polonia, ma non verso il confine con la Romania. È stata una grande esperienza dal punto di vista umano, ha proseguito Cipriani. Abbiamo dato il nostro contributo così, come stanno facendo tanti altri concittadini. Le figlie con i nipotini sono ospitate dalla nonna, quindi qui a Fano, e gli altri 2 nuclei familiari, lo stesso, sono ospitati da famiglie pesaresi che si sono messe a disposizione appunto per ospitarle. E quindi si sono stabilizzate, diciamo, presso famiglie della nostra comunità. Ed è stata tanta, come racconta Edoardo Carboni, la solidarietà ricevuta durante il percorso. È stata interessante, a mio avviso, una bella scoperta la risposta del popolo romeno che, per esempio, quando ci siamo fermati a cena, poi per il giorno dopo ci ha dato dei panini. La risposta che abbiamo avuto in un piccolo stop al benzinaio che ci ha dato delle bevande, perché sapeva che avremmo guidato tante ore, quindi una risposta molto bella. Era un'atmosfera allegra, non si aveva ancora la percezione di fuggire da una guerra, perché nonostante il popolo ucraino sia molto attaccato alla sua terra, non avevamo questa percezione, se non in un piccolo episodio alla frontiera con l'Ungheria, quando ci hanno fermato per un documento scaduto e uno dei bambini si è spaventato e si è messo a piangere perché aveva paura proprio di dover rimanere lì. Quindi per un attimo si è avuto quella percezione, ma di per sé è stata un'atmosfera molto allegra, secondo me data anche dalla dignità del popolo ucraino che è legata alla sua terra ma sa dare una risposta anche con forza di queste donne che poi erano ragazze che hanno una dignità estrema e una forza che hanno poi trasmesso anche durante il viaggio. Ora però queste persone, ha aggiunto Carboni, hanno bisogno di un supporto. Bene la solidarietà, bene la risposta, bene cercare di portarli qui e dargli un'accoglienza, ma che questa accoglienza abbia poi fondamentalmente una durata nel tempo. Non possiamo accontentarci di lasciarli nei parcheggi qui e poi lavarsi le mani, perché è chiaro che non vediamo la fine nell'immediato e quindi bisogna organizzarsi in maniera tra istituzioni, liberi cittadini e quant'altro e associazioni per dare una risposta nel lungo periodo, che può essere per la sistemazione iniziale e poi magari c'è tutto quello che sono le risposte scolastiche per i bambini, per le madri qualcosa da fare nel tempo, quindi su questo ci vuole un attimo una presa di consapevolezza, di coscienza per dare la risposta migliore a delle persone che hanno realmente bisogno.